La polizia di Stato nella mattinata odierna ha tratto in arresto AA, 39enne italiano pregiudicato cosentino e domiciliato da tempo a Faenza per i reati di minacce, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Questa mattina AA si recava negli uffici del commissariato di Faenza e dopo aver bussato violentemente alla porta di un ufficio si rivolgeva urlando ad un agente lì presente, colpendolo violentemente al volto. Intervenivano prontamente due colleghi che si frapponevano fra l'esagitato e il collega colpito, cercando di neutralizzarlo. Questi continuava a urlare, inveendo contro la polizia, rea di avergli notificato il giorno precedente un provvedimento di foglio di via obbligatorio del questore di Ravenna con rientro nel comune di Cosenza, sua residenza. L'uomo continuava nel proprio atteggiamento violento, urlando minacce di morte nei confronti degli agenti presenti, che avevano modo di constatare che lo stesso teneva in mano i verbali di notifica del giorno precedente, ove risultavano sottolineati ed evidenziati i nominativi dei poliziotti, nonché il nome di un faentino, persona che aveva presentato nei suoi confronti una denuncia per minacce e lesioni, dopo essere stato aggredito e malmenato da AA, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Attesa la gravità del comportamento violento e minaccioso tenuto e mantenuto per diverso tempo in questi uffici nei confronti dei poliziotti, AA è stato tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale. La dottoressa Daniello, pubblico ministero competente presso il Tribunale di Ravenna, ha disposto che l'uomo sia custodito presso la cella di sicurezza del commissariato di Faenza in attesa del giudizio per direttissima, attualmente in corso presso il Tribunale di Ravenna. Francesca Diletta per Faenza Web TV.